Benvenuti, benvenuti Obey alla grande stanza. Oggi siamo in un luogo bellissimo, siamo nella quadreria, siamo in via Marsala 7, nel cuore del centro storico di Bologna. Tantissimi capolavori che sono esposti qui dentro, vi racconteremo tante cose, tanti incontri. Cantamella l'avete già vista, Daniela Campogrande, Campogrande Concert, perché avete allestito questa mostra davvero bella e affascinante che sarà qui fino al 7 di febbraio, anche con la notte bianca il 4, quindi sono davvero momenti importanti. Siamo tornati alla normalità, Daniela, così? È così, diciamo che forse in assoluto è la notizia vera più importante, cioè riportarci ai ritmi normali, agli appuntamenti in presenza, anche se avevamo cominciato da tempo, però scandire nei tempi certo. Giusti vuol dire molto per noi. Cosa avete portato qui, un'opera particolare che diciamo in qualche modo appartiene a questo tempo che abbiamo passato un esatto, po' noi abbiamo ritirati voluto, in silenzio. Voluto approfittare di questo momento di inizio di collaborazione anche con la quadreria, di portare un progetto molto interessante che era in stand-by dai tempi del Covid e quanto mai pertinente perché è un progetto che riguarda appunto, come si chiama, urlo sospese, tutte le modalità del tipo di dolore, queste urla, queste sculture fatte in argilla che l'artista è riuscita a creare in base alle varie tipologie di dolore. Artista che incontreremo tra pochissimo. Incontreremo e quindi occasione. Questo dialogo con le opere della quadreria ci sta. Sicuramente ogni ci stanno sala, molto bene. Ogni sala, adesso cominciamo questa bella passeggiata in una parte sì. Della strada della quadreria, perché in ogni sala c'è effettivamente un'opera. Cioè, si è creato appunto questo dialogo dove naturalmente l'artista toccando i vari temi, perché il tema è quello, il dolore di quello che stiamo facendo alla nostra terra, quindi ecco che ci ritroviamo davanti a un messaggio che riguarda naturalmente, come vedete, foglie, rami, certo. Un urlo da parte della terra. E quindi anche, poi ve ne parlerà lui, di quello che stiamo combinando adesso, che nessuno comprende e che invece poi sarà purtroppo l'eredità che lasceremo ai nostri giovani. Quindi queste urla sono urla che forse è il momento di ascoltarle, di sempre riflettere. All'interno della quadriglia, quindi di queste sì. Sale davvero meravigliose che state vedendo con davvero capolavori, insomma, sì, dipinti, forse cose è la prima volta che nella quadriglia portiamo un progetto espositivo che indipendentemente dalla bravura e la capacità dell'artista è anche un progetto che serve per dare poi degli spunti di riflessione e di discussione anche su quello che sarà, ed ecco perché ci sarà per il finissage, non il finissage scusa, per la notte bianca sì. Stiamo preparando una performance molto particolare. 4 febbraio, quindi bisogna segnarlo, sì. Tanto continuiamo questa nostra camminata, questa nostra passeggiata, tra l'altro poi ricordo il nostro Sergio Finelli ci racconterà anche qualcosa degli certo, altri capolavori, così certo. Come incontreremo l'artista Antonella Panini, incontreremo anche il presidente di ASP, perché siamo all'interno di un'istituzione, e poi avremo anche una chicca, attenzione, perché vi faremo vedere un luogo di questa quadreria che non è aperto al pubblico, è un archivio davvero con dei documenti di alcuni secoli fa, però insomma arriveremo. Qui siamo arrivati invece a questa sala, ci sono due opere in questo caso della, sì. Dell'artista. Diciamo che Campogrande Concert è anche questo, dare la possibilità di scoprire e conoscere meglio luoghi della nostra città dove ci sono patrimoni certo. Importanti e dove diciamo che questi appuntamenti sono in pratica delle scuse per andare ad apprezzare meglio quello che la città offre. E in questo caso, per esempio, queste due sculture che sono così importanti, così emotivamente chiare nel quello che vogliono esprimere, sono sicuramente sculture che l'artista riuscirà a far parlare praticamente, perché già guardandole esprimono veramente tanto. Questa naturalmente sono urla di un profugo, di qualcuno che sopravvive dall'acqua, cioè i temi sono tanti, urla di persone che riescono a esprimersi nonostante un po' dialogano, per esempio in questo caso con San Sebastiano che è fermo, soffre ma non urla, in silenzio, quindi insomma sono tante tipologie. Tante cose, Daniela Campogrande, grazie, noi ti lasciamo adesso in questa parte della quadreria, noi ci spostiamo e andiamo ad incontrare appunto l'artista e quindi bene. Andiamo proprio a incontrare grazie, Antonella Francesco. Panini, questa buona è l'artista. Daniela Campogrande, grazie. Bene, siamo ad incontrare l'artista, è Antonella Panini, che ringrazio, grazie davvero.
Ci racconta qualcosa, abbiamo cominciato a vedere, poi sono mostre ovviamente che insomma, bisogna viverle venendo, gustando le opere, però c'è la grande occasione, l'artista ci aiuta a capire cosa ha voluto rappresentare. A me piace rappresentare l'umanità, gli esseri umani, io vengo dal teatro e quindi è l'argomento che viene trattato maggiormente. Nelle prime sale ci sono personaggi letterari che sono stati tradotti in scultura, personaggi mitologici perché parlano a tutti i tempi, quindi non hanno, sono personaggi universali. E poi arriviamo invece a queste ultime due sale, che sono due sale dedicate alle giovani generazioni. E purtroppo il triste lascito che le nostre generazioni lasciano alle nuove generazioni. E abbiamo questa installazione che si intitola Cassandra, quindi una previsione di un futuro imminente. Che finisce 2030, l'ultima 2030. Data su questo nastro bellissimo. Sì, che è una data che è stata data come data del non ritorno, nel senso che se non riusciamo a prendere le misure adeguate, quella data è l'ultima chiamata. È come un gioco d'infanzia, perché ci sono questi aeroplanini che poi in realtà riproducono delle immagini dei disastri avvenuti nel 2021, quindi se uno va a vedere trova che in un solo anno sono successi tantissimi disastri ambientali. L'immagine riproduce un po' le treccine della Greta Thunberg, che è la rappresentante dei giovani che portano avanti questo messaggio, e quindi da qua si procede nell'ultima sala, dove è quella anche, che è un titolo molto più perentorio, che Io non ti perdono, quindi vuol dire che insomma c'è questo finale che ci richiama alle nostre responsabilità, mentre invece la prima parte è più dedicata all'umanità in generale. Allora, grazie perché ci ha dato alcuni elementi per poter leggere in qualche modo questa bella mostra. Allora io mi sposto, la ringrazio, lascio Antonella Panini e mi sposto perché vado ad incontrare il presidente dell'ASPE, dell'istituzione che ci ospita, che è Stefano Brugnare, quindi pochi passi e saremo con lui nella sala del consiglio, venite. E siamo in questa passeggiata all'interno della quadreria, siamo arrivati nella sala del consiglio e qui, come promesso, andiamo ad incontrare quello che io ho chiamato prima presidente, ma in realtà gli ho detto no, io sono l'amministratore unico di ASPE, che saluto, Stefano Brugnara, grazie davvero. Benvenuto. Di averci. Questa è una sala del consiglio, questa è una sala importante, poi ci racconterà qualcosa anche di ASPE, questa è una sala... È una sala prestigiosa, era la sala che ospitava il consiglio dell'Opera Pia dei Poveri Vergognosi, da cui ha preso le mosse la storia che poi ci ha portato fino ad oggi. Cos'è ASPE? Perché alla fine per lei è molto conosciuta e molti la conoscono, per altri bolognesi magari o Emiliano Romagnoli dicono ma cos'è? ASPE Città di Bologna nasce nel 2014 come esito della fusione tra le ASP Poveri Vergognosi, Giovanni XXIII e Aspirides, che a loro volta raccolgono l'eredità delle opere pie della nostra, l'eredità secolare delle opere pie della nostra città. Che erano lasciti di famiglie importanti? Lasciti di famiglie importanti, servivano diciamo per offrire servizi, per conforto, nel caso dell'Opera Pia dei Poveri Vergognosi veniva dato supporto soprattutto ai nobili decaduti. I poveri vergognosi infatti non sono i poveri nel loro insieme, ma sono proprio le persone che cadevano in indigenza pur appartenendo diciamo a famiglie nobiliari, e per evitare diciamo che fossero costrette a mendicare, il che avrebbe potuto portare anche al loro allontanamento dal rango, alla loro espulsione dal rango, le altre famiglie si premuravano in maniera molto discreta di dare loro una mano e di evitare insomma di consentirgli insomma di potersi mantenere. Ecco. Oggi tutto questo è patrimonio pubblico del Comune di Bologna, così? Oggi tutto questo è patrimonio del Comune di Bologna, il Comune di Bologna detiene il 97% della proprietà dell'ASP. ASP come finalità fondamentale ha quella di creare, organizzare, gestire servizi sociali e sociosanitari a beneficio di tutta la cittadinanza. Quindi non della nobiltà decaduta in questo momento, di persone che abbiamo hanno necessità. Abbiamo cambiato target nel corso dei secoli, diciamo. Di fatto significa gestire una quota rilevante dei servizi di welfare della nostra città.
per le persone anziane innanzitutto, ma anche per persone adulte che attraversano periodi di fragilità più o meno prolungati, e l'obiettivo è quello di offrire a queste persone cura, supporto e soprattutto dignità. Un altro pezzo importante del nostro lavoro è quello di prendersi cura delle persone migranti. A Bologna si realizza nell'ambito del sistema di accoglienza e integrazione nazionale il più grande progetto di accoglienza di persone migranti che ASP gestisce. E poi altra caratteristica fondamentale della nostra ASP è quella di possedere un ingente patrimonio, appunto esito di lasciti, donazioni, certo, nel corso dei secoli. Parliamo di 1500 immobili, parliamo di circa 2000 ettari di terreni agricoli e parliamo di questo straordinario patrimonio artistico che noi abbiamo la responsabilità di far conoscere e di condividere, diciamo, con tutte le cittadine e cittadini che vorranno farci il piacere di venire a visitare la quadreria e gli altri luoghi in cui si può ammirare il nostro patrimonio. Stefano Brugnara, è stato eletto un anno fa, mi sembra di capire che vuole portare una grande ventata, non solo di novità, nel rispetto ovviamente della storia, nel rispetto dell'impegno welfare e sociosanitario molto importante, però mi sembra di capire che ci sono grandi idee, grandi progetti. Sì, noi abbiamo da affrontare numerose sfide. La prima è quella della longevità. Noi ci dobbiamo prendere cura delle persone anziane, dobbiamo essere capaci di leggere, interpretare bisogni che cambiano, come cambia la società, cambia la demografia, cambia l'economia, cambia appunto la società nel suo insieme, e il nostro compito è quello di sapere innovare i nostri servizi per essere in grado di dare risposte sempre più efficaci ed adeguate. Stefano Brugnara, grazie, grazie davvero, grazie, sì, ci diamo la mano, ormai certo, abbiamo il Covid, basta Covid. Noi ci spostiamo perché dalla Sala del Consiglio, dove torneremo poi con Sergio Finelli nell'ultima parte della puntata, adesso invece vi facciamo vedere qualcosa che non è aperto al pubblico, quindi è davvero una grandissima, come dire, esclusiva per voi che seguite la nostra trasmissione Obeia, dove andiamo ad incontrare l'archivio, andiamo a vedere l'archivio di questa splendida realtà. Ci siamo all'interno di questo archivio storico, qui il pubblico non può entrare, quindi è una grande esclusiva per voi che seguite la nostra trasmissione Obeia. Incontriamo Mirella Tassi, che ringrazio, è la curatrice della quadreria. Questo è un archivio storico di ASP, città di Bologna, dove si incontrano tanti documenti. Intanto ci dia un'idea, documenti di che anni? Allora, il documento più vecchio che si trova qui è del 1546 ed è un atto di compravendita. 1546, non avete capito bene. È un atto di compravendita, quindi, del palazzo, perché siamo in un'epoca in cui non esiste il catasto e quindi la proprietà si deve provare con la pergamena. Di fatto, nel momento della compravendita, la pergamena veniva passata di consegna dal venditore al compratore. Quindi a partire dal 1546 qui abbiamo un corpus di documenti che è pervenuto all'Opera Pia Poveri Vergognosi molto ingente. Basti pensare che per quanto riguarda una famiglia donatrice, la famiglia Caprara, abbiamo 259 volumi, 259 faldoni, e all'interno di ognuno si trovano da 40 a 60 fascicoli. Quindi non è solo questo che vediamo, il corpus documentale dell'Opera Pia Poveri Vergognosi, ma abbiamo altre stanze, altri depositi che contengono tutti questi documenti. Questo è uno dei documenti che lei ha scelto, che adesso facciamo vedere. Sì. Siamo nell'anno, qui siamo più recenti, si fa per dire. Sì, qui siamo nel 1762. Siamo solo nel 1762. Appartiene agli strumenti spettanti alle putte di Santa Marta. Il conservatorio di Santa Marta era gestito, amministrato dall'Opera Pia Poveri Vergognosi, e gli strumenti erano gli atti legali, quindi atti di donazione, atti notarili in generale. All'interno vediamo la suddivisione, una suddivisione molto, molto ordinata, molto compatta, la suddivisione in libri, numerati, tutti catalogati, e se noi lo apriamo, la prima frase degli atti è... Minimo a favore di telecamera, per far vedere, questa è una scrittura a mano, ovviamente, certo, dell'epoca assolutamente 1760. Originale, 1762 in questo caso,
E la prima frase è In Christi nomine Amen, perché in nome di Cristo Bologna, ricordiamolo, è la seconda città dello Stato Pontificio in quest'epoca. Quindi tutto quello che aveva carattere ufficiale, carattere legale, si iniziava con questa frase. Pensate, questo è stato scritto nel 1762, quindi pensate che meraviglia, guardate, è molto molto bello. Questo sono, è uno dei tanti faldoni, così lo possiamo chiamare. Sì. La rilegatura a mano di questi opuscoli, di questi fascicoli, certo, rilegati tra di loro quando ne avevano più di uno. Quindi dobbiamo pensare che qui stiamo toccando dei documenti originali che si sono perfettamente conservati, anche perché gli amministratori dell'Opera Pia hanno attentamente conservato tutto questo corpus documentario nel corso dei secoli, certo, e in alcuni casi hanno elaborato dei sommari, abbiamo anche è un patrimonio straordinario. Io spero che presto possa essere ovviamente aperta al pubblico, perché qui dentro c'è una storia bellissima. Tra l'altro non possiamo restare tanto qui dentro perché tutto è controllato, temperature, insomma, capito, sono documenti. Certo, cosa ci fa vedere ancora Mirella Tassi? Qui adesso qui insieme ai faldoni legati ai processi che non mancavano all'epoca, perché le pretese sulle proprietà erano sicuramente all'ordine del giorno, vediamo dei cabrei. Bologna è stata una città che ha prodotto tantissimi cabrei, probabilmente. Cabrei, sì, sono le mappe dell'epoca. È una... Sì. E tutte le riproduzioni sono assolutamente in scala, giustamente. Sono originali questi, certo, in scala, con le unità di misure usate all'epoca, che erano le pertiche, erano le tornature, i piedi. E qui vediamo che venivano usati dei colori convenzionali per indicare le zone coltivate a prato, a pascolo, il verde chiaro, il verde scuro era usato per le alberature. Tra l'altro la cosa particolare è che dove noi vediamo indicati gli alberi erano effettivamente quelli piantati nella realtà sul terreno. Queste sono le possessioni agrarie che sono pervenute anch'esse come donazioni all'Opera Pia Poveri Vergognosi, che era l'ente beneficiario più ricco dell'epoca, è nato nel 1495 e appunto nel 2014 è convogliato in Africa. Sono proprie mappe queste, no? Quindi... Sono delle mappe. E questo... ha un significato preciso, venivano indicate sulla carta perché la carta indica la proprietà, ci si può rivalere sulla proprietà solo mostrando la carta così com'è. E qui vediamo appunto tutti questi, sono un corpus di circa 500 i cabrei che sono pervenuti all'Opera Pia Poveri anche Vergognosi, di che anno stiamo parlando? Tutti perfettamente conservati, a partire anche qui dal 500, e fino al catasto, quindi al catasto a Bologna è arrivato nella seconda metà dell'Ottocento. Chiudiamo questa carrellata che è un po' rapida, mi chiedo scusa perché Mirella Tassi avrebbe da raccontarvi veramente un mondo, ma vi promettiamo che se ci riaprite l'archivio torneremo e faremo una puntata proprio dedicata a questa. Abbiamo anche invece un altro documento straordinario, indulgenza plenaria che è data dal Papa Alessandro VII per coloro che vorranno partecipare alla festa della Chiesa delle Putte di Santa Marta nel Conservatorio di Santa Marta il giorno 29 luglio del 1666. Lo mostriamo così, questo è un originale. 1666, fatto una botta di conto, siamo Papa nel 2023. Alessandro VII, ecco qui praticamente si invita chi vuole ottenere l'indulgenza a partecipare e possibilmente a effettuare donazioni. Adesso partecipare a questo invito, non ce la facciamo più perché era il 1666, ma ce ne sono anche di quelle attuali. Mirella, noi dobbiamo andare perché vogliamo aprire anche un attimo una teca. Lei ha ancora libri, ha ancora cose da mostrarci? Sì, questo è il volume dell'inventario dell'archivio dell'Opera Pia dei Poveri Vergognosi, che viene utilizzato ovviamente in caso di ricerca per gli studiosi, i ricercatori. Quindi ci sono documenti anche più recenti che testimoniano i cultori della storia che possono entrare per Mirella, chiedere. Mi accompagni qui, sono curiosissimo perché adesso andiamo ad aprire una vera e propria teca. E quindi rimaniamo sempre qui a favore di telecamera, sfidiamo qui davanti
Allora, a questo punto io l'aiuterò ad aprire, perché questo noi stiamo... È abbastanza pesante. Pesante, sì, io lo so. Cosa abbiamo qui dentro? Guardate, ecco, che meraviglia. Oltre ai reliquiari che provengono appunto dal Conservatorio di Santa Marta, abbiamo una delle opere veramente fantastica, che è creata dalle putte di Santa Marta, che all'interno del Conservatorio ricamavano, imparavano il cucito. E questi sono fili d'oro originali dell'epoca, anche questo, tutto su seta. E qui ci possiamo collegare a Bologna, città della seta, con tutto quello che compete. Mirella, grazie, chiudiamo, io sono preoccupatissimo perché alla fine, ecco, chiudiamo tutto. A questo punto, dall'archivio, ringrazio Mirella Tassi, anche perché abbiamo chiesto un piccolo sforzo di velocità, ma è necessario. Adesso io do la linea a Sergio Finelli, perché ci porta invece a guardare, a visitare altra parte di questa quadreria e a raccontarci altri aspetti che sono invece è possibile visitare, però qui all'archivio. Mirella, noi torniamo, questa è una promessa. Sergio Finelli, a te! Grazie Francesco, siamo tornati nella sala del Consiglio, una sala veramente spettacolare, e credo che l'emozione qua si rinnovi di nuovo, pensando a quante bellezze, quale scrigno è Bologna, così prezioso, che contiene tanti gioielli e molto spesso anche poco conosciuti. Per esempio, in questa clamorosa serie di opere, fra l'altro nelle 8 sale di questa quadreria, evidentemente non è possibile esporle tutte, ce ne sono una selezione, una cinquantina di opere adesso, ma tante altre non hanno la possibilità di essere viste e quindi vengono periodicamente modificate. E oltre chiaramente a un'enfasi sulla scuola bolognese, che non è riduttivo, anzi non è una limitazione dire solo scuola locale, abbiamo una scuola locale che rivaleggia con le migliori tradizioni pittoriche nella storia dell'arte, basta solamente citare Carracci, Guidoreni, Domenichino, Guercino, un po' importato, ma comunque sono grandissimi, che si trovano in quasi tutti i musei. Quindi fondamentalmente scuola locale, frutto di donazioni che arrivavano da queste famiglie che abbiamo sentito in difficoltà, quindi lasciti, donazioni che durante i secoli hanno arricchito in maniera spettacolare questo luogo. Peraltro qui la compagnia dei Poveri Vergognosi inizierà a operare solamente nel secondo decennio del Settecento. E come artista forse di punta, uno fra i più noti, non di scuola locale, è Palma il Giovane, in cui troviamo qui una sua opera, una Maddalena, in cui Palma il Giovane riesce in maniera ammirabile a, come dire, a fondere i due aspetti di Maddalena, quindi la sensualità legata alla sua figura di peccatrice prima dell'incontro con Gesù, e tutti i vari elementi della passione, fra cui troviamo per esempio il teschio, quindi che ricorda evidentemente questo tragico fatto della crocifissione di Cristo. Ci spostiamo, intanto notare, non è un quadro ma è un gioiello anche questo meraviglioso tavolo originale, quindi anche questo settecentesco, è pensato anche in una maniera decisamente particolare, quindi qui si trovava il presidente, il segretario si trovava di fronte, aveva a disposizione anche il buco per il famoso calamaio. Forse, come dire, gli ascoltatori più giovani forse non sanno cos'è neanche un calamaio, io e me ho ancora dei ricordi quando eravamo alle elementari e per scrivere serviva effettivamente il calamaio. Qui di fronte abbiamo un'opera ancora abbastanza interessante, intanto perché è un'opera a quattro mani. Abbiamo questa coppia che sono padre e figlia, quindi Prospero Fontana, ottimo pittore manierista del 1500, che in questo caso opera insieme alla figlia Lavinia. Lavinia è piuttosto nota perché fa parte di quelle poche donne pittrici che sono riuscite ad arrivare a una fama abbastanza consolidata. In questo caso il racconto, nel manierismo non c'era una grande veridicità, quindi non si curava molto questo aspetto. Noi vediamo questa scena ambientata in un luogo che sembra più un edificio monumentale romano piuttosto che una casa in Palestina. Comunque troviamo Gesù
a colloquio con le due sorelle Marta e Maria, in cui una viene redarguita perché non si cura particolarmente di Gesù, mentre invece l'altra ascolta in, diciamo, possiamo dirlo, in religioso silenzio le parole del Messia. Evidentemente non possiamo parlare di tutte le opere, sto facendovi vedere solo forse le più interessanti, ma anche difficili, questo è sicuramente molto soggettivo, però è un invito anche a venire a scoprire questo luogo. In questo caso questa, siccome è un'opera bellissima, e stranamente non ha un'attribuzione, si parla di scuola bolognese del XVII secolo, quindi un 1600, però non sappiamo chi sia. Qui abbiamo Gesù a casa, a cena dal fariseo, in cui c'è ancora una volta protagonista anche la Maddalena che sta lavando i piedi, ma di tutta questa opera costruita mirabilmente, ricorda addirittura le grandi tele monumentali del Veronese, il vero protagonista di questa opera è questo simpatico cagnetto che ci guarda qui e richiama anche la nostra attenzione, narra la tradizione che addirittura era considerato un cane così reale che le persone magari passavano qui, lo accarezzavano e avevano addirittura rimosso parte della pittura per questo continuo tocco che veniva dato su questa immagine. Opera molto molto interessante. Passiamo nella seconda sala. Qui mi faceva piacere mostrarne una sola di opere, ma è, secondo me è molto importante, anche questa dice molto, soprattutto non fosse altro perché il ritratto di Giovanni Francesco Rossi Poggi Marsili è il ritratto di colui che dona questo palazzo ai poveri vergognosi. Quindi questa associazione comincia ad avere una sede propria che è ancora questa solamente nel secondo decennio del Settecento grazie all'ascito di questo personaggio. Vediamo trasuda nobiltà dal suo abbigliamento, dalla sua postura, dallo scudo araldico che è posizionato lì, quindi ci fa capire che siamo in un ambiente di nobiltà. Molto bella anche questa sorta di natura morta che è collocata sul tavolino e soprattutto, cosa molto importante, questa è una sorta di prassi consolidata, quando venivano fatti ritratti di benefattori, di donatori, di solito venivano anche ritratti con la penna in mano nell'atto di vergare, di sottoscrivere il documento, l'atto di cessione del bene. Passiamo nella terza sala che abbiamo pensato di mostrarvi, in cui ci sono sicuramente delle altre opere molto interessanti e che affondano anche nel tipo di opera che veniva donato, nel senso che evidentemente qui stiamo parlando fondamentalmente di 6 e 700, abbiamo anche qualche opera del 500, ma fondamentalmente in questo periodo le opere dovevano avere anche delle finalità educative, c'erano sempre delle allegorie, c'erano dei richiami anche ai testi sacri, quindi dovevano essere anche di esempio e addirittura anche in figure magari meno associabili alla parte religiosa, penso per esempio alle Sibille, di cui in un'altra sala ce n'è anche una copia del Guercino molto molto interessante, anche queste figure tutto sommato non così strettamente religiose dovevano trasmettere una sorta di morale. In questo caso abbiamo un'opera, secondo me è una delle più belle, questa potrebbe, se si dovesse fare un catalogo di questo luogo, questa potrebbe essere tranquillamente in copertina. È passata da varie attribuzioni, fino a qualche anno fa si pensava che potesse essere opera di Simone Cantarini, il pesarese, che è uno dei migliori allievi di Guido Reni. Ultimamente è stata passata una nuova attribuzione a Michele Desubleo italianizzato. È una figura enigmatica, molto particolare, viene chiamata convenzionalmente il silenzio, e questo gesto così particolare ci invita appunto al silenzio,
E anche questo fondamentalmente è moraleggiante. Passo, per vedere quest'altra opera, passo davanti a un Tierini, mi dispiace trascurare un Tierini, ma diciamo, ripeto, deve essere un invito a venire a approfondire, a scoprire questi capolavori, perché si tratta veramente di numerosi capolavori. Qui vediamo un artista, il Giacomo Cavedone, è uno dei tantissimi artisti usciti da quella clamorosa scuola che fu la scuola dei Carracci. Quindi, bene o male, dalla fine del Cinquecento, per due secoli e oltre, avremo una lunga tradizione pittorica, e lui era uno degli allievi più dotati, lo vediamo in questo Figlio il Prodigo. In realtà forse non è proprio suo, forse una copia, forse una, però diciamo le caratteristiche secondo me sono sicuramente assimilabili a questo artista, lo vediamo soprattutto nella ricchezza cromatica, soprattutto di questo manto, questo rosso è veramente eccezionale per il tipo di esecuzione. L'ultima opera che vorrei mostrare, ed è un po' la gemella, quindi fondamentalmente fa il paio con il Silenzio che abbiamo appena visto, anche in questo caso non c'è certezza dell'autore, ultimamente è stato attribuito a una scuola francese, e questo rende ancora più interessante il lavoro dello storico dell'arte, che è una specie di detective del passato in cui deve, tramite certi indizi, deve andare a risolvere il caso. In questo caso non sappiamo chi sia, ma forse anche questo modo di ritrarre gli occhi potrebbe essere più tipico di una mano straniera piuttosto che italiana. Anche qui si è passati da varie attribuzioni, l'ultima acquisita è quella di Urania, che sarebbe la figura che avrebbe dato origine all'astronomia e abitualmente viene rappresentata anche sopra un globo. In questo caso c'è un'altra sfera tenuta in mano da Urania, che probabilmente rappresenta la perfezione o forse le cose terrene, mentre invece il fedele, il cristiano, non deve mai perdere d'occhio invece non la parte terrena ma la parte celestiale, e Urania ce lo ricorda indicando col dito verso l'alto. Francesco, sono qua, sono qua. Grazie Sergio Finelli, davvero. Grazie alla quadreria, grazie all'amministratore unico Brugnara, a Daniela Campogrande, a Campogrande Concept, grazie a Mirella Tassi, grazie all'artista Antonella Panini, insomma davvero è stata una bellissima puntata, grazie alla regia di Gabriele De Conto, grazie alle riprese di Massimiliano Ceccardi, ci hanno seguito davvero in maniera molto bella. Bologna Discovering, Sergio Finelli, se avete voglia di visitare questa splendida città di Bologna, questi luoghi con lui, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito, tutti mercoledì sera 22, canale 14 di Tele Romagna in tutta la regione Emilia Romagna in televisione, online tvbologna.it e on demand sul canale YouTube TV Bologna per rivedere anche non solo questa ma tutte le puntate. Grazie a tutti e a mercoledì prossimo. Buonanotte.